Salve a tutti ragazzi, oggi in questo video volevo presentarvi una Osh Proto che è una seminatrice combinata. Come vedete qua davanti ha dei dischi che servono per mescolare il terreno, cioè in poche parole lo estirpa, e questi due cosi qua servono per seminare. Questo è per il mais, come vedete ha dei piccoli serbatoi, mentre questo è per il frumento, come vedete qua. Dentro è un pack, quindi all'interno troverete altri tre file zip, dovete estrarli, cioè prenderli e tirarli fuori, metterli dentro una cartella mod e vi andrà. Ovviamente dovete avere anche la patch 2.0, altrimenti non vi va niente. Bene, ora vi mostro come funziona. Prima cosa salite sopra il trattore, permettetevi, abbassate la seminatrice qua, guardate in alto a sinistra, vi compare una scritta con scritto tasto J, Attack Seeding Unit, cioè vi dice attaccate la parte dietro qua, premete G e J, scusate, e si attacca. Sollevate la seminatrice, premete X e si apre. Premete B e ora, bene, prima cosa il punto tasto punto trace left on sarebbe il segnafile destro, mentre il punto e virgola sarebbe il segnafile sinistro, barra di sviegola come chiamo io, non so cosa funzioni, non so cosa voglio sapere. Supportiamo. Vedete, estirpa e semina contemporaneamente, quindi se non volete stare lì a estirpare e poi seminare, prendete questa e siete a posto. Però non sto qui a seminare perfettamente, ma non sto qui a solo un test, quindi non vi preoccupate, vado un po' alla cazzo. Vi dico subito che se volete seminare il mais subito dopo aver usato il frumento non potete. Dovete prima portare il serbatoio questo qui e poi potete agganciare l'altra. Andate a fare il fornimento e potrete seminare mais. Questo è un peccato perché sarebbe bello poter seminare tutto, ma purtroppo tocca fare così. Finito di seminare, basta spegnere la ventola, qua il ventilatore per i semi. X. Abbassate la seminatrice e vi compare il tasto J, premete e voilà, sollevate di nuovo. E dimenticavo una cosa, se per caso non sapete come scaricare una mod da un sito, chiedete a me, io vi farò il tutorial, così poi non avete problemi a scaricarlo. Come vedete il video non è molto fluido, mi spiace per questo, ma è perché la scheda video è vecchia, diciamo che ha 5-6 anni, quindi non va molto bene. Più avanti la cambierò, chiederò al mio amico se magari quanto spendere per una scheda video nuova, magari per tirare avanti anche qualche altro anno. Bene, questo è tutto, sarei felice di farvi molti tutorial, ma l'obiettivo del mese è quello di riuscire a fare oltre 1000 visualizzazioni. So che è difficile, ma vorrei provarci. Magari mi chiedete di fare qualche tutorial semplice o magari video su mod semplici, io sarei felice di farle. Bene, con questo è tutto, è andato a dirvi un saluto a tutti e alla prossima, ciao!